Eder. Mech. Pallister. Inquietante svolta degli eventi che hanno sconvolto la comunità di Altavilla Milicia. Sono stati arrestati due individui, Sabrina Fina e Massimo Carandente, palermitani e fanatici evangelisti, accusati di complicità nella strage familiare perpetrata da Giovanni Barreca. La coppia è stata fermata domenica sera dai carabinieri, seguendo le tracce lasciate nel cellulare di Barreca e alcune testimonianze. Le indagini hanno rivelato che Fina e Carandente conobbero Barreca in una chiesa evangelica dove partecipavano a incontri di preghiera. È emerso che i due abbiano giocato un ruolo cruciale nel convincere Barreca ad uccidere la sua famiglia, composta dalla moglie Angela Salamone e i due figli Kevin ed Manuel, di 5 e 16 anni. Per liberare la casa da presenze demoniache, questa ossessione mistica ha portato un orrendo epilogo, con i corpi dei figli trovati in casa, uno dei quali legato a una catena, e i resti della moglie bruciati e sepolti vicino all'abitazione. Rinvenuti anche i resti di animali sacrificati probabilmente in rituali spirituali. La scoperta dei delitti è avvenuta dopo una chiamata dello stesso Barreca alle forze dell'ordine, che ha confessato l'omicidio dei suoi cari e chiesto di essere arrestato. Gli agenti hanno trovato la scena del crimine e, in stato di shock, la figlia 17enne di Barreca, unica sopravvissuta alla tragedia, subito affidata a una comunità di accoglienza. Le accuse mosse contro Fina e Carandente sono di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. La comunità di Altavilla Milicia è in lutto, sta cercando di fare i conti con la perdita e il dolore causati da un tale atto di violenza incomprensibile. Alimentato da una pericolosa interpretazione della fede, questo caso solleva nuovamente interrogativi sulla vulnerabilità delle persone nei confronti di ideologie estreme e sull'importanza del supporto comunitario e della vigilanza per prevenire tragedie simili in futuro. Le indagini continuano per capire meglio le dinamiche dietro questo atto di violenza estrema e per garantire che tutti i responsabili siano portati davanti alla giustizia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!